Uomini e donne, storica ex tronista nella squadra dei migliori di Carlo Conti, ecco chi è e che ruolo avrà. A partire da stasera, 28 aprile, torna su Rai 1 I Migliori Anni, lo spettacolo musicale ideato e condotto da Carlo Conti. Per l'occasione, il noto conduttore ha rilasciato un'intervista a TV Blog, spiegando il motivo dell'interruzione durata circa 6 anni. La 76esima puntata dello show, infatti, è andata in onda nel 2017 ed ora il pubblico assisterà ad un format aggiornato. Composto da 6 puntate, 4 di venerdì e 2 di sabato. C'era la necessità di far passare del tempo fra un'edizione e l'altra per non correre il rischio di ripetersi, ha precisato Conti, aggiungendo. In merito alle novità dell'edizione 2023 dei Migliori Anni il conduttore ha anticipato. Una delle novità di quest'anno sarà la presenza dell'ex tronista di Uomini e Donne Flora Canto. Attrice e moglie di Enrico Brignano, che interagirà con il pubblico da casa. Inoltre, ci sarà un momento dedicato a Lucio Battisti in ognuna delle puntate. Dove sarà ospite Gianmarco Carroccia che interpreterà un suo brano. TV Blog ha quindi invitato il conduttore di fare un bilancio delle edizioni, da poco terminate. Di tale e quale show e di tali e quali, chiedendo se entrambi i format torneranno. Conti ha svelato che la giuria di tale e quale è stata confermata in blocco ed ha poi ricordato l'appuntamento. Il prossimo 10 maggio, con il Davide Donatello, che condurrà insieme a Matilde Gioli. E che, il 30 maggio, da Assisi, presenterà Con il cuore nel nome di Francesco, sempre su Rai 1. In chiusura, è stato chiesto al conduttore, se tu fossi la Rai e ti proponessero uno scambio Rai Mediaset per un anno. Chi presteresti della squadra della TV pubblica al Biscione? E chi porteresti da Cologno Monzese a Viale Mazzini? Alla domanda, Conti ha risposto. Invece, su un suo possibile ritorno alla conduzione del Festival di Sanremo nel 2025.